bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 19 febbraio, si venera San Barbato. Barbato è stato vescovo di Benevento. Parlare di lui vuol dire in primo luogo parlare dell'organizzazione ecclesiastica beneventana tra il VI e il VII secolo e quindi della conversione della gente longobarda alla fede cattolica. Della vita di San Barbato non si conosce niente prima del suo irrompere improvviso sulla scena politica religiosa della Benevento della seconda metà del VII secolo. Fu detto l'apostolo del Zannio per la magnifica opera episcopale spiegata dal 20 marzo 663 al 19 febbraio 683. Eletto vescovo di Benevento nel 664 e presente al Concilio di Roma, indetto da Papa Agatone nel marzo del 680. Personaggio di grande cultura e prestigio, San Barbato esercitò la sua influenza su tutta l'Italia meridionale, che versava in uno stato di profonda crisi religiosa, e ne riorganizzò le diocesi sia sul piano disciplinare sia su quello morale e culturale, guidando personalmente le chiese che risultavano prive di pastori, come probabilmente quella di Telesia. San Barbato è ricordato per aver convertito quindi i longobardi al cristianesimo, i quali, benché fossero battezzati, adoravano ancora gli idoli come la vipera d'oro e gli alberi sacri. San Barbato è patrono di Benevento, morì il 19 febbraio del 683. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le prime pagine delle edizioni nazionali, con il Corriere della Sera. Vediamo in apertura il Papa e Trump, un caso sul voto USA, Francesco, le unioni civili, l'Italia non è il primo paese, i cattolici decidano in coscienza. Ed ancora vediamo in breve, Salvini ci ripensa su Bertolaso, lite con gli alleati, il commento, il monito alle democrazie che costruiscono i muri, l'intervista Novak, ma l'America teme l'immigrazione illegale. Migranti, sale la tensione sulle richieste di asilo tra Bruxelles e l'Austria. Nel taglio basso, il diritto a non essere connessi per legge. Troppe mail fuori dall'orario di lavoro, la Francia discute un testo per salvare il riposo. Passiamo alla prima pagina della Repubblica, vediamo il Papa, quindi neutrale sulle unioni civili, e Trump non è un buon cristiano. In centropagina la fotonotizia, l'Europa decide sui rifugiati, UE scontro sugli immigrati, l'Italia minaccia meno fondi, accuse all'Austria e al blocco dell'Est, il Tesoro rivede i conti. Il viaggio di Obama nella Cuba che verrà, un presidente USA a L'Avana dopo 88 anni, incontrerò i dissidenti. In breve lo scenario, la sindrome del complotto, in retroscena Padoan e Moscovici e il deficit a cena, la Banca d'Italia, il lavoro cresce, delude il Jobs Act. Nel taglio basso, Apple mi nega il diritto ai ricordi, il padre di un ragazzo morto, datemi le foto del suo iPhone. Passiamo alla prima pagina della Stampa, Francesco scomunica Trump, il pontefice sul contagio di capre alla contraccezione, è il male minore, il mio sogno andare in Cina. Il Papa, chi pensa ai muri non è cristiano, il candidato USA, vergognoso dubitare della mia fede, lo scontro, banche e conti, l'affondo anti-Italia, ma Renzi apre al dialogo con l'Unione Europea, l'intervento più Europa contro la crisi. In centropagina vediamo il bimbo della speranza, è la foto più bella, baby scafisti arruolati in Libia, l'ultima sfida dei trafficanti. Ed ancora non vedo filo spinato a Orban perché sono figlio di migranti. Nel taglio basso i personaggi vediamo la preside antidroga che non rinuncia a educare, il matematico di Harvard rifiutato al Politecnico.
Passiamo al Sole 24 ore, vediamo banche, euro, aperture per l'Italia, piazza affari frena, meno 1,5% con i titoli bancari, petrolio volatile. È ancora sulle unioni civili, non mi immischio, se Trump alza muri non è cristiano, la replica del candidato USA pedina dei messicani. E ancora l'OCSE rivede le stime di crescita per l'Italia 1% nel 2016, non 1,4%. Ancora migranti, la UE contro l'Austria, trattative a oltranza tra Cameron e i partner europei. L'Italia in Europa, il metodo Renzi al passaggio chiave e nel taglio basso Merkel pronta a farsi carico di parte del debito italiano. Passiamo ora alla prima pagina del Messaggero, quindi il Papa Trump non è cristiano, a fondo di bergoglio sul candidato repubblicano, chi pensa ai muri non è un buon credente, la replica del miliardario, vergognoso, e sulle unioni civili Francesco dice non mi immischio. E qui ancora la fotonotizia, migranti contro UE, Austria, illegale il tetto ai nuovi arrivi. Roma scoppia la grana debito e si apre il caso in Parlamento, sul Comune potrebbero tornare a gravare impegni per 13,6 miliardi. Le stime riviste al ribasso, l'OCSE frena sulla crescita italiana, nel 2016 il PIL crescerà solo dell'1%. E la rissa sui candidati Campidoglio, Salvini, fulmina Bertolaso, così naufraga il Cavaliere Marziano. Ed ancora il giornale Immigrazione e debito tutti contro tutti, l'OCSE rivede le stime di crescita, Italia solo l'1%, Renzi ha sbagliato i conti, il Papa attacca Trump, e non è cristiano chi vuole i muri contro migranti. Lasciare no o no l'Unione Europea, merito non burocrazia, il pericolo Brexit spiegato da un inglese. In centropagina la testimonianza, io in sella alla bici col motore nascosto e se faccio fatica parte il turbo. Nel taglio basso vediamo Roma tensioni su Bertolaso, la frenata di Salvini, ma Berlusconi insiste, il nuovo centrodestra getta la maschera, nel nuovo nome del partito via la parola destra. Rita Pavone a 70 anni suonati, vado a ballare il tango in TV ed ancora l'arroganza dell'uomo, quel delfino morto di selfie, ucciso dai turisti per una foto. Passiamo a Libero, Premier spalle al muro, ora Renzi vuole le elezioni, l'economia non va e quindi il governo sarà costretto a fare una pesante manovra correttiva che farà precipitare il consenso già calante di Matteo, ma prima lui vuole portarci al voto anticipato entro la prossima primavera. E in centropagina il Papa scrive a Socci, grazie per le critiche. Trump non è un cristiano, le unioni civili non mi impiccio, esplosive le parole di Papa Francesco dal Messico, il candidato repubblicano ha dichiarato vergognoso. E vediamo nel taglio basso, quindi rottura nel centrodestra sulla candidatura per Roma, Salvini scarica Bertolaso, alleati furiosi. Il Foglio, vediamo. Dalla RAI alla nascita dell'Aspen renziano, può il renzismo essere qualcosa di diverso dal nuovismo? Cercasi egemonia culturale. In centropagina vi spiego le mie sberle a Renzi ed ancora tra Erdogan e Putin, l'Europa in stato confusionale. E perdere il Regno Unito conduce a un'Europa troppo filo-tedesca. Le perversioni per risolvere i problemi del mondo bisognerebbe studiare giudizi morali legati al sesso. Ed ancora vediamo, visti i bilanci, i grillini si sono romanizzati in Parlamento, inchiesta, uno vale 10.000 al mese.
Ed ora il tempo, i cittadini romani non sono stupidi, ecco perché voteranno Bertolaso, l'intervista a Berlusconi, dal Campidoglio all'ISIS in Libia, CAV a tutto campo. In alto noi dirigenti paghiamo le colpe dei politici, a Fittopoli parla la funzionaria condannata per le concessioni fantasma. In centropagina Europa League 1-1 col Galatasaray, tra una settimana la sfida a Roma, pari d'oro, la Lazio c'è. E vediamo all'interno quindi sul complotto contro Marino, indagano i PM, accuse a Orfini in un esposto, Francesco contro Trump e lui Papa vergognoso, il pontefice ha detto non è cristiano. E ancora tra le cronache, fermato a un posto di blocco, trovato il secondo evaso dal carcere di Rebibbia. E la ricerca in basso, uno studio sugli studenti lancia l'allarme, stessi effetti della cocaina, attenti a Facebook, è una droga. Il mattino, vediamo, Napoli, Eurobeffa, rigore negato e KO. Qui la fotonotizia quindi in apertura, in centropagina Trump, l'anatema del Papa, vuole muri, non è un cristiano, le unioni civili, non mi immischio nella politica, scontro con il candidato repubblicano, quindi parole vergognose, l'ISIS punta ad attaccare il Vaticano, preghi per me. E lo scandalo a Napoli, negozi, il comune perde 14 milioni di affitti all'anno. Leggeni, lo sfregio delle mani mozzate, il metodo di tortura, messaggio degli aguzzini, non doveva scrivere. Scuola, infine, 6.000 nuovi prof in Campania, il Ministero pubblica il regolamento del concorsone, ad aprile le prove. Ed ora avvenire, il Papa, alzare muri non è da cristiani, sia dove sia, non è Vangelo, Trump lo attacca. Quindi Francesco dialoga coi cronisti, unioni civili, non mi mischio, ci sono i vescovi, ma i cattolici decidano secondo coscienza ben formata. Consiglio europeo, la UE ferma l'Austria, no a quote per l'asilo, problemi al Brennero, si media per evitare la Brexit. La storia, il bimbo in causa con la scuola per stare in classe. In breve vediamo, da Google ad Apple, il potere incontrastato dei grandi dell'high-tech, e ancora lo psichiatra, l'utero in affitto è aberrante, ruba l'identità dei bimbi. L'intervento, più che lavoro agile, persone libere, la vera evoluzione. E sui migranti e i conti, Renzi, fatto la nostra parte, tocca ora all'Europa. Vediamo adesso il manifesto di rotta su Cuba, Obama vola a L'Avana, normalizziamo i rapporti e difendiamo i diritti civili a marzo, dopo 88 anni un presidente USA sbarca nell'isola che aspetta la fine dell'embargo, protestano Rubio e Cruz, repubblicani d'origine cubana. In centropagina si parla di unioni civili, ancora le adozioni in bilico, un editto per addolcire i catto Renz, il viaggio di Francesco, il Papa, chi pensa ai muri non è cristiano, Trump quando l'ISIS lo attaccherà pagherà per me, ha detto il repubblicano appunto. Nel taglio basso vediamo al via la costituente Fratoianni, serve un nuovo partito e vediamo Casson e Renzi a dover pretendere rispetto da Al-Sisi. Ed ora il Fatto Quotidiano, vediamo in apertura Sanità Lombarda, tutti i politici di Lady Dentiera, qui si tratta meglio coi rossi, non c'erano solo i leghisti per il business delle ASL. Coppie gay, unioni, il Papa e i Vescovi, la Chiesa non si impicci, così in quattro mosse i Dem hanno affossato la Cirinna. E il califfo in Kosovo, grazie a USA e Italia, ancora all'interno con questo prefetto, parliamo di Olimpiadi,
nel taglio basso, Cipriani, Mr. Harris Bar, i miei consigli per la cena oggi come ogni venerdì sul Fatto. Ed ancora Puglia con furore, miracolo a Sant'Agata, il vento, i consiglieri, ecco la Parentopoli delle Pale. Ed ora torniamo al Messaggero per vedere la prima pagina dedicata alla Regione Abruzzo. Vediamo in apertura quali notizie riporta oggi, quindi passiamo al regionale. Prima pagina del Messaggero, l'inchiesta sulle cliniche, le date sospette, il trasferimento dei posti letto tra privati da Chieti a Pescara nel mirino della Procura, la domanda di Pierangeli Spatocco approvata in 4 giorni con il decreto della Regione. E in breve vediamo la tragedia, muore poche ore dopo il parto, caso ad Avezzano. Campofelice, mondiali di sci studenteschi, quindi via ai mondiali. Ed ancora stop alla gang dei Bancomat, si nascondevano nel teramano, identificati 15 colpi in un anno, covi a Giulianova e Tortoreto. Vediamo ancora l'operetta al Marucino, 2 serate con i capolavori di Lehar, e ancora calcio e sballo, Capuano a processo, matrimoni finti per avere i permessi, questo il blitz appunto della questura di Vasto. E adesso ci fermiamo prima di vedere le 4 pagine dedicate appunto alla regione dal quotidiano Il Centro. Ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni meteo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org. Vediamo, aspettiamo un attimo, non abbiamo ancora Giovanni in collegamento, quindi ci torniamo tra un minuto. Vediamo all'interno del Messaggero, Angelini era in difficoltà, per questo ha iniziato a pagare i giudici, fatti oggettivi e distrazioni continue di soldi appunto dalle casse delle aziende, l'accusatore è credibile, la seconda sentenza questa di condanna per Sanitopoli. Quindi abbiamo visto intanto la notizia all'interno del Messaggero, ci fermiamo come detto per l'appuntamento con le previsioni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali sono gli aggiornamenti per questa giornata e magari una previsione anche per questo weekend? Sì, allora diciamo che la giornata odierna inizierà all'insegna del tempo stabile e diciamo soleggiato soprattutto sul versante orientale della nostra regione, dove splenderà il sole almeno fino al pomeriggio, mentre annuvolamenti saranno presenti sul settore occidentale, quindi sulla Marsica e nell'Aquilano, ma a partire dal pomeriggio è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, perché transiterà una debole perturbazione che tra il pomeriggio, sera di oggi e la mattinata di sabato potrebbe dar luogo a delle precipitazioni a partire dal settore occidentale, ma i fenomeni saranno più probabili sulla fascia orientale della nostra regione, nonché lungo la fascia costiera, tant'è che tra la serata e la mattinata di domani saranno possibili anche locali manifestazioni temporalesche, ma sarà un passaggio piuttosto veloce che già dal pomeriggio di domani lascerà spazio a delle schiarite via via più ampie, perché torna l'alta pressione, è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che favorirà un deciso miglioramento delle temperature nelle giornate di domenica e lunedì e darà luogo a un sensibile aumento delle temperature, soprattutto in quota, ma temperature che su molte zone della nostra regione i valori andranno al di sopra delle medie stagionali, abbondantemente al di sopra delle medie, anche di oltre 10-12 gradi, quindi questa è un'altra situazione anomala con la quale dovremo fare i conti nei prossimi giorni. Poi però insomma il tempo tornerà a peggiorare, perché arriveranno le perturbazioni atlantiche tra mercoledì e giovedì. Ovviamente poi le perturbazioni atlantiche potrebbero trovare terreno fertile per la formazione di
fenomeni localmente più consistenti della norma, insomma, quindi ci potrebbero essere delle formazioni temporalesche tra mercoledì e giovedì localmente di una certa consistenza, però si tratta questa di una situazione da analizzare meglio nel corso dei prossimi giorni, Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro buon lavoro e soprattutto una buona giornata. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Io ricordo come sempre che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande e quindi essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, riprendiamo con il quotidiano dell'Abruzzo, vediamo le prime quattro pagine. Iniziamo con quella dedicata alla provincia di Pescara, vediamo la prima pagina, ecco, abbraccia i due figli dopo 45 anni, portati via dalla nonna, stasera ritroveranno il padre a Civitella. Nelle cronache, maestra cattiva, gli alunni restano a scuola, la protesta delle mamme in Montesilvano, in Penne, vediamo chiese ridotte a discariche, la denuncia di degrado, e nello sport Campagnaro più no che sì, Pescara in ansia domani a Cagliari. In basso, bimbo muore dopo il parto ad Avezzano, trovato senza vita nella culla, scatta l'inchiesta. Ed ora, prima pagina dedicata invece alla provincia, vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto, in apertura, in coma per l'influenza, malcurata a Lanciano, 18enne ricoverata al Renzetti dopo un'infezione virale. In centro pagina la fotonotizia, nozze finte, 5 arresti e 22 mariti sotto inchiesta, i matrimoni farsa dei Vastesi a Santo Domingo. Nelle cronache valzer dei letti, blitz dei NAS alla Spatocco, ed ancora inquieti, ex IPAB e Thales, doppia protesta per il lavoro, posti e stipendi a rischio. E ancora sempre inquieti, l'università rimane senza revisore dei conti, non c'è pace all'Ateneo. Ed ancora la notizia riportata nel taglio basso, bimbo muore dopo il parto ad Avezzano, trovato senza vita nella culla, e scatta l'inchiesta. Vediamo ora l'edizione dedicata a Teramo, la prima pagina, che apre con la stangata da 600.000 euro sugli ZS, il Tribunale, l'Istituto deve pagare i compensi ai vecchi consiglieri. In centropagina, basket a 2, successo sul campo del Legnano, Roseto continua a vincere e domenica c'è il derby di Chieti. Nelle cronache, Sant'Egidio travolta da auto pirata, donna grave in Giulianova, sgominata la banda dei self e dei bancomat, 7 arresti. In Teramo, il caso il girasole, prostituzione nel circolo, una condanna. Vediamo ora la prima pagina dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona. In apertura il caso, la tragedia del bimbo che muore poco dopo il parto ad Avezzano, il piccolo trovato senza vita nella culla, scatta l'inchiesta. In centropagina, Celano, incendio doloso, stazzo in fiamme a Borgo 8000, strage di pecore. Nelle cronache, botte e minacce alla ex, 58enne finisce nei guai. In Avezzano, 8 assunti alla dolciaria Cerasani. In Sulmona, processione, 3.000 richieste del rito antico per il venerdì santo. Condannato nonno orco, L'Aquila, abusi sulla nipotina, 6 anni di carcere all'anziano. Ed ora passiamo
Torniamo al Messaggero, vediamo le pagine interne, la prima pagina dedicata a Pescara che apre con il piano traffico per l'area vasta, potenziare i trasporti e risparmiare energia, gli obiettivi per il 2020. Architetture di pregio, una legge per la tutela ed ancora Pescara chiama Milano un mezzo ecologico per la strada parco. Meglio le sinergie, PD cauto su Nuova Pescara, la difficile quadra tra esito referendario e contrarietà dei sindaci. La segretaria Ciafardini riunisce oggi la direzione, nessun imbarazzo, ma la priorità sono i servizi. E aeroporto, Ryanair, Mattoscio in commissione. Entriamo all'interno, vediamo la forza di Francesco, dialogo sul Papa tra Forte e D'Alema, il teologo e il politico a confronto sulla nuova Chiesa, un pontificato capace di aprire all'umanità sofferente. Scarichi nel fiume, controlli anche al mattatoio, la Polizia Municipale ha riscontrato impianti in regola, trovati topi morti al porto nelle reti dei pescatori. E travaso dei letti, il giallo delle date, l'operazione decisa a gennaio nei pochi giorni che separano la richiesta al comune di Chieti e la decisione della regione. Le carte all'esame dei carabinieri del NAS dovranno chiarire se c'è stata una fuga di notizie a vantaggio delle cliniche private. La protesta organico all'osso alla Polstrada ed ancora a tocco, sale la rabbia degli operai, ex CIR, ecco i camion che svuotano la fabbrica. La settimana colta, storie di impegno civile, il figlio del Vate e i grandi pescaresi, gli eventi in agenda. Il concerto, un'orchestra, 100 facce, il Colibrì si schiera in 10. Il traguardo, 28 anni di teatro, il Florian festeggia con Mozart. Le repliche stasera, Città Sant'Angelo e domani in casa, ricordo il debutto con Wagner, dice Giulia Basel. Andiamo alla prima pagina dedicata all'Aquila, Cialente, 2000 posti entro il 2017. Il sindaco, dopo la presentazione dei macro progetti legati ai fondi per lo sviluppo, arrivano altre aziende. Soddisfazione anche da Trasatti della CGL, primo passo, ma le 500 assunzioni non recuperano il terreno perso. Il caso via alla sospensione delle funzioni per l'ex rettore Ferdinando Di Orio. In breve la vertenza, 23 posti a rischio, la Confcommercio chiede un vertice. Il processo, nonno Orco condannato a 6 anni, 74enne accusato di violenza sessuale sulla nipotina che all'epoca dei fatti aveva 9 anni. E il sottosegretario giustizia, la visita della Chiavaroli. Nella giornata di oggi la senatrice Chiavaroli, appunto accompagnata dal consigliere comunale Giorgio De Matteis, sarà in visita istituzionale all'Aquila. Entriamo all'interno, l'evento sci al via i mondiali studenteschi, presentata la manifestazione che porterà in città 500 atleti provenienti da 17 paesi, inaugurazione il 23. La cerimonia di apertura si terrà in Piazza Duomo, parteciperanno tutte le scuole cittadine. Il programma, 2 giorni di gare, poi cultura, festa e fratellanza. L'iniziativa ai cittadini di domani è a lezione della Sinfonica, un lungimirante programma del direttore artistico dell'ISA, Laura Praier. Il caso fondi per il sisma, condannato un furbetto, avrebbe ottenuto un indennizzo per la casa ma in realtà viveva con i familiari. Il guasto, condotta rotta, trasforma in un fiume via 20 settembre e c'è da fare, il calibro 35 aprono, il Winter Lot Festival. Ed ancora vediamo Avezzano, neonato muore poche ore dopo il parto, un mistero, dramma per una giovane coppia di Castellafiume, sarà l'autopsia a chiarire i motivi del decesso. Tutto sembra inspiegabile a medici e familiari che hanno seguito l'accaduto momento dopo momento.
Ad Avezzano ancora nuovi PC nel carcere donati dalla Micron. A Sulmona processione, la rivolta di Pasqua per le novità. Sempre a Sulmona violenze, indagato finanziere, incidente probatorio per ascoltare due figli minori e la moglie. Il graduato è accusato, dopo la denuncia dei familiari, di maltrattamenti in famiglia. A Sulmona la giostra in piazza per più giorni ed sono proteste. A Tagliacozzo, Piccone, le auto a fuoco, una strumentalizzazione. Prima pagina dedicata a Chieti, la vertenza, Thales, scatta lo sciopero in attesa del Ministero, ha organizzato un presidio di 100 lavoratori davanti allo stabilimento. Le Spine, case di riposo, la ASL promette 300.000 euro, ieri sit-in di protesta alla prefettura, scettici i sindacati. Sanità, nuovo ospedale, Febo boccia D'Alfonso, non lo farà. E vediamo in breve Lanciano, elettrodotto, caos sui terreni. A Rocca San Giovanni, apicoltura, incontro sull'innovazione. A Fossa Cesia, abbazia di San Giovanni per Millumino di meno. Ed ora all'interno, vasto, vediamo sgominata la banda delle nozze combinate, arrestati in 5 matrimoni fittizi per ottenere la cittadinanza italiana. Le unioni venivano celebrate a Santo Domingo, denunciati in 22, madre e figlia domenicane, ingaggiavano uomini disposti a partire per soldi. E su questa operazione effettuata dai carabinieri di Vasto ci fermiamo per vedere il contributo video di Paolo Renzetti. Avevano messo in piedi un'articolata organizzazione che si era specializzata nel combinare matrimoni di comodo tra cittadini italiani e donne originarie della Repubblica Dominicana, con il solo obiettivo di far ottenere permessi di soggiorno regolari e poi la cittadinanza nel nostro paese. A mettere fine al modus operandi, davvero ben congeniato, da un sodalizio italo-dominicano sono stati i carabinieri della Compagnia di Vasto che, al termine di una lunga e complessa indagine, hanno arrestato 5 persone e denunciato altri 20 soggetti nell'ambito dell'operazione denominata Fake Marriage, che ha interessato, oltre alla città aragonese, anche i centri dell'Alto Vastese di Liscia, San Buono, Rocca Spinalveti, Guglionesi nel Molise e Vimercate in provincia di Milano. Diversi i matrimoni sospetti finiti sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri. Il tutto nasce da questa vedente donna che frequenta o comunque arriva in questo piccolo paese dell'Alto Vastese e suscita un po' l'interesse della popolazione e chiaramente dei carabinieri in loco. Non passa inosservata la donna, non passa inosservata neanche quando va via. Da lì parte questa attività di controllo, di indagine da parte dei carabinieri, che cercano di capire come mai un uomo che non è né avvenente né ha grandi disponibilità economiche si possa, o una donna possa essere innamorata di questa persona. Parte questa attività di indagine, da cui appunto si arriva oggi a scoprire che questa donna aveva pagato sostanzialmente tramite un'organizzazione coordinata e gestita da queste due donne che oggi sono state arrestate con la collaborazione dei 3 cittadini italiani, che appunto pagavano per fare questi matrimoni e per ottenere prima il permesso di soggiorno e poi successivamente la cittadinanza. Ancora vediamo Ortona, esercitazione al porto simulata, evacuazione a San Salvo, rapina alla Total, banditi in manette, Lanciano, di Rocco cade l'accusa di tentato omicidio. Ancora Lanciano, 3 sigle sindacali attaccano la Sevel, pause ridotte e cambi turni improvvisi, SLAI, COBAS e USB annunciano 2 ore di sciopero, introdotta la nuova metrica del lavoro, 10 minuti in meno di riposo. E sempre a Lanciano, mercato degli ambulanti, ecco tutti i cambiamenti. Prima pagina dedicata a Teramo, vediamo le casse sono al verde, tesoreria, interessi decuplicati e Brucchi torna a ballare. Bari annuncia che il tasso sui conti del comune Intercas sale da 0,19 a 2,2, la modifica approda in commissione di Sabatino Martina, io voto contro. E la Guardiani intanto dichiara: abbiamo anticipazioni di cassa per 13,8 milioni di euro,
il Berardini del Movimento 5 Stelle, se va avanti così il sindaco non ha più i numeri. Vediamo ancora il processo, in breve giro di lucciole al circolo arriva la prima condanna, prostituzione al girasole, 2 anni e mezzo a Ciabattoni, assolti gli altri 2 imputati. La garanzia, Team, nessun rischio per le casse, il caso Team e debiti del comune, il sindaco Maurizio Bruchi rassicura sulla tenuta delle casse comunali e allo stesso tempo sui corretti pagamenti nei confronti della municipalizzata. E anche su questo articolo in breve ci fermiamo, perché appunto ieri l'opposizione ha attaccato, dopo lo scontro in consiglio comunale tra l'amministratore delegato appunto della Teramo Ambiente e il sindaco Maurizio Brucchi. Sentiamo le accuse del Partito Democratico. Il confronto in consiglio comunale sulla situazione della Teramo Ambiente con sindaco Brucchi, amministratore delegato Ranalli e Ferri Corti su debiti, pagamenti, servizi e decisioni interne sveglia le opposizioni teramane e le spinge a chiedere conto al sindaco del rapporto tra comune e partecipata degli ultimi 11 anni. Questo rapporto di credito non si comprende da cosa derivi, perché come sappiamo a Teramo esiste la TARI, la tassa sui rifiuti, e nel quale tutto quanto viene speso per fare la raccolta e lo smaltimento del rifiuto viene ripartito fra tutti i cittadini e viene utilizzato per pagare il servizio, per cui non si comprende come, avendo negli anni le attività economiche dei cittadini pagato tasse altissime dei rifiuti, oggi il comune non paghi il credito vantato dalla Teramo per il servizio che è stato espletato. Quindi è una posizione che va assolutamente chiarita, sia perché la Teramo va tutelata per il valore che rappresenta e sia perché il costo di questo servizio viene pagato direttamente dai cittadini, che sappiamo in questi anni l'hanno pagato anche con molto sacrificio. Il Movimento 5 Stelle va anche oltre, chiedendo una commissione d'inchiesta comunale. Questa situazione è veramente critica, poiché l'amministratore ha affermato che, secondo lui, se fosse stato per lui, gli stipendi questo mese non sarebbero stati pagati, poiché la Team versa in una grande crisi di liquidità, e il sindaco non è riuscito a imporre alla Team alcune decisioni per quanto riguarda la spending review e il taglio delle consulenze. E la cosa ancora più grave è che in sede di commissione di vigilanza e garanzia non siano intervenuti né il presidente e né il consigliere nominati dal sindaco, che fanno parte del consiglio di amministrazione, per dire la loro come parte pubblica contro eventualmente delle scelte scellerate da parte dell'amministratore delegato. Ecco, tutto questo non è avvenuto, e noi pensiamo che a questo punto Brucchi non ha più il controllo della nostra partecipata, si debba fare da parte e si debba costituire subito una commissione di inchiesta sui conti della Team e soprattutto sul futuro dei lavoratori, che sono gli unici che faranno le spese durante tutto questo litigio tra Brucchi e l'amministratore delegato. Vediamo ancora nel taglio basso la polemica carrozzone Ruzzo, sì, e ci sono altri buchi neri. L'affermazione shock del presidente Forlini, l'ex Ciapanna rincara il recupero crediti, latita, ci sono utenze senza contatore. Andiamo avanti sulla costa, Giulianova, covo a Giulianova per la gang dei Bancomat, sgominata dai carabinieri una banda di romeni che faceva razzie ai distributori di mezza Italia, 4 arresti, 3 ricercati. In Abruzzo avevano colpito nel Chietino e nel Teramano, identificate 15 incursioni nell'arco di un anno. A Sant'Egidio, grave donna travolta da un'auto, investitore in fuga dall'Adriatica, zona Barche, salta tutto il progetto. Vediamo ancora Roseto, variante urbanistica e scontro in consiglio, sempre Roseto, polemica anche sull'Arena Quattro Palme. Ancora Giulianova, rischio chiusura il reparto di anestesia. Ed ora lasciamo il Messaggero e passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città. Vediamo in apertura, eccoci nella prima pagina, signora investita da un'auto pirata a Sant'Egidio, 63enne in gravi condizioni per una emorragia cerebrale, caccia ad una macchina scura.
in centropagina, l'Aquila si intesta, i maccheroni alla chitarra, un altro scippo ed ancora ronde cittadine contro i furti, i consigli dei carabinieri non bastano, Mosciano si mobilita. Entriamo all'interno della città, vediamo la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, rifiuti, ecco i fondi per i nuovi impianti, 13 milioni per la realizzazione di nuovi centri di raccolta e per l'ammodernamento di quelli esistenti. Nel taglio basso a Sergi, emergenza cinghiali, incontro all'ente parco, Domenico Nicoletti nei prossimi giorni farà il punto con ASL e comuni. Sanità, Pescara, cliniche private, c'è l'inchiesta per il trasferimento di posti letto. E nelle cronache vediamo sesso nel privé, condannato il buttafuori, una condanna e due assoluzioni per il giro di prostituzione al circolo privato Il Girasole di Villa Pavone. L'inchiesta, ricordiamo, nel 2011 la squadra mobile si infiltrò nel locale alle porte di Teramo con gli agenti, c'era anche un cronista della città. Il caso, l'INAIL si attiva subito per il caso della signora deceduta, il direttore Antonello Maraldo, l'assicurazione cessa su istanza di parte, invito la famiglia a inviare la documentazione. Entriamo ancora all'interno, TUA, 30 bus fermi senza manutenzione, la CGIL è durissima sullo stato dell'azienda di trasporto, da ARPA e TUA la situazione è la stessa. E la replica, il sindaco Brucchi sicuro del suo sui conti della Team, il primo cittadino rintuzza gli attacchi di PD e 5 Stelle dopo lo scontro con la D Ranalli. Personale, la procura bacchetta alla regione, Antonio Guerriero, inutile protocollo d'intesa per potenziare l'organico degli uffici giudiziari. Il 16 dicembre scorso è stata firmata un'intesa per distaccare personale regione in procura a Teramo, la cruda realtà, su due domande presentate una è stata revocata, l'altra invece è disponibile solo 2 giorni a settimana. E la visita ufficiale, ieri l'incontro tra il procuratore e il generale Siri Marco, comandante della Legione Abruzzo. Anche su questo articolo ci fermiamo appunto per vedere in primis le dichiarazioni appunto del procuratore Guerriero in occasione anche della visita del comandante regionale dei Carabinieri. La visita del comandante regionale dei Carabinieri alla Procura di Teramo è stata l'occasione per ribadire l'importanza dell'armonia con le forze dell'ordine e l'importante attività svolta sul territorio dall'Arma dei Carabinieri, definita dal procuratore capo Antonio Guerriero la risposta di giustizia. L'Arma dei Carabinieri, come tutte le forze dell'ordine, sono l'espressione del respiro dello Stato e sono il sentimento di giustizia che alberga in ciascuno di noi, che speriamo si realizzi, soprattutto quando siamo vittime di ingiustizia. Quindi ringraziamo della presenza, dell'attenzione del signor generale, che è testimonianza della particolare collaborazione, del proficuo armonia e stima che noi abbiamo verso l'Arma dei Carabinieri come per tutte le forze dell'ordine. Ci sono importanti attività in corso grazie proprio a questa sinergia? Come voi sapete abbiamo già svolto numerose importanti operazioni, per cui abbiamo fatto già delle conferenze stampa e altre ci saranno nei prossimi mesi importanti, proprio condotte dall'Arma dei Carabinieri come anche dalle altre forze dell'ordine, perché come dicevo prima la criminalità soprattutto delle aree costiere ci determina notevoli preoccupazioni. È un territorio che si sta frammentando, dove gruppi criminali che appartengono sia alla criminalità del territorio che dei gruppi albanesi, rumeni, marocchini, Rom, che si sono alleati con questi gruppi della criminalità locale, che hanno creato situazioni di notevole pericolosità con riferimento a vasti traffici di droga, armi, che riguardano l'intera dorsale adriatica, che va da Rimini Riccione fino alle Puglie, e quindi stiamo parlando di decine, centinaia di persone che, con un gross business, con una grossa impresa criminale, perché stiamo parlando di quantitativi di droga, armi che sono imponenti e che riguardano l'intera dorsale adriatica.
Andiamo avanti, sempre dal quotidiano della provincia di Teramo, La Città, housing sociale alla casa dello studente. Il consigliere provinciale Fracassa propone di affidare la gestione dell'incompiuta all'ATER per l'emergenza abitativa. La casa dello studente, progettata nel 90, costruita nel 96, divenuta mensa e poi abbandonata. In Viale Crucioli invece l'ex ospedale, per 20 anni ha ospitato università e rettorato, potrebbe diventare la casa dello studente. Duomo di Teramo, una porta giubilare dedicata anche per i disabili. Sull'ingresso laterale è comparsa una lunetta indicativa per i fedeli. Ed ancora vediamo, Dodo rompe il silenzio contro il distinguo Gattiani, lo scontento per eccellenza muove a testa bassa contro i colleghi di maggioranza Di Stefano, Falasca e Fracassa. A Teramo soprattutto non va giù che sulla torre, la discarica La Torre, l'assessore Di Stefano dia lezioni di amministrazione e le tensioni dopo... Dodo punta il dito sul partito di maggioranza relativa, d'ora in avanti non lascerò passare più niente ai Gattiani, ha dichiarato. E scuola, da ieri al liceo Delfico di Teramo è in svolgimento uno stage delle Olimpiadi della Matematica. Andiamo ancora avanti, Isola del Gran Sasso, 10.000 in arrivo per il giubileo degli alpini. Domenica, grande adunata religiosa al santuario di San Gabriele della Dolorata. Domenica verrà celebrato anche il 24esimo raduno regionale delle Penne Nere in memoria dei caduti di Russia. E grande festa a Teramo per l'alpino caduto nel terremoto, queste le foto, il piazzale della Baita Alpina intitolato proprio alla memoria dell'artigliere teramano Osvaldo Battaglia. Ed ora la pagina dedicata alla provincia, in manette la banda dei distributori, 4 arresti e 3 ricercati nei blitz anche in provincia di Teramo dei carabinieri della compagnia di Ascoli. Ordine di custodia anche per Silvio Dima, rumeno di Martinsicuro, già detenuto a Castrogno. Crugnaleto, statale 80 chiusa per rimuovere un masso, operai dell'ANAS al lavoro a causa di una roccia in bilico sul passo delle Capannelle, diversi disagi al traffico. E la polemica di No Pepe fissa l'incontro con i cacciatori fuori tempo massimo, l'assessore disposto al confronto solo a marzo e le ATC denunciano la programmazione venatoria ha bisogno di tempi stretti. Vediamo ancora... tra le cronache, Sant'Egidio, donna investita da un'auto pirata, 63enne di Sant'Egidio, ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale. I carabinieri sono sulle tracce della macchina di colore scuro segnalata da alcuni testimoni. In breve, Val Vibrata, scuola di raccolta con la Pol Service, ad Alba Adriatica. Gli amici della traversata fanno festa con una cena spettacolo. Sempre in breve, a Civitella del Tronto, Emma Catelli festeggia 100 anni alla casa di riposo. Alba Adriatica, nulla di personale contro Claudio Marastoni. Gabriele Viviani, nel 2005 ho dato parere favorevole alla sua proposta. Martinsicuro, ultima chance per salvare il cinema Ambra dalle ruspe, le opposizioni contrarie alla demolizione portano la discussione in assise. E ronde cittadine contro l'ondata di furti a Mociano Sant'Angelo, cittadini esasperati per una situazione senza precedenti, ultimi raid nella notte tra mercoledì e giovedì. Vediamo in breve il fatto, denuncia e polemiche per l'occupazione del campetto del Castorani a Giulianova, e sempre a Giulianova, aperte le iscrizioni al corso per superare la paura di volare. Ed ora ci fermiamo con La Città, torniamo al Messaggero per vedere la pagina dedicata allo sport, quindi da Abruzzo Sport, Pescara allarme in difesa. Si complica il recupero di Campagnaro e Coda, col Cagliari tocca a Mandragora, l'influenza blocca Verde e i due portieri. L'ex genuano potrebbe affiancare il croato Zuparic, Rastelli sorride, Storari e Sau sono recuperati. E sul Pescara ascoltiamo l'intervista a Valerio Verre. Pescara nelle ultime due gare
che è apparso leggermente in flessione rispetto a quello che avevamo ammirato fino alla vigilia della gara con la Salernitana. Perché secondo te c'è stata questa flessione? Perché non si possono vincere tutte le partite di Serie B, sono 40 in tutto, anzi noi abbiamo fatto una grande impresa perché siamo un grande gruppo e una squadra forte, ecco. Non a caso sono venute con le sette vittorie consecutive. Ci può stare che magari ne puoi pareggiare due, ecco, non l'abbiamo persa, l'importante è dare continuità dei risultati e cerchiamo di farlo anche a Cagliari. A proposito della gara del Sant'Elia, una gara difficile contro questa squadra che sta dominando il campionato, il tecnico Oddo ha detto non firmo per il pareggio alla vigilia, Verre cosa dice? Io dico che andiamo lì per fare una grande partita, per cercare di fare il Pescara come l'abbiamo visto in alcune partite e cercare di imporre il nostro gioco. Giochiamo contro una squadra che non ha mai perso in casa, quindi sappiamo la forza degli avversari, ma sappiamo anche che il nostro gruppo è anch'esso forte. Sotto sotto i tifosi pensano anche che per una legge dei grandi numeri prima o poi questa sconfitta interna del Cagliari debba arrivare, e perché no arrivare sabato prossimo? Beh, sarebbe una cosa bellissima, ecco, poi la città, ecco, i tifosi ci crederebbero ancora di più, verrebbero magari ancora di più allo stadio, ma ci serve soprattutto il loro aiuto. Ed ancora tra gli articoli, l'incidente: Capuano a giudizio per guida in stato di ebbrezza, il difensore del Cagliari Marco Capuano. Roseto Basket a 2, un'altra impresa, sbancata anche Legnano, avvio sofferto, ma gli Sharks senza Marini e Ferraro rimontano e piazzano nel quarto tempo il break decisivo. Vediamo Lanciano, la notizia sul Lanciano. Il Lanciano alla ricerca di un successo da record e con la squadra praticamente al completo. I rossoneri oggi affronteranno la squadra dell'ex Antonio Piccolo. Fiducioso al riguardo il tecnico Maragliulo, che ascoltiamo. Una partita veramente molto molto difficile. Però quello che sto iniziando a dire ai ragazzi è che proprio da queste partite, quando le squadre avversarie sono costrette a vincere, alla fine si può anche cercare di raggiungere un obiettivo importante, però bisogna essere non solo molto intelligenti e tatticamente perfetti, ma bisogna avere anche tanto coraggio ed essere predisposti a giocare a calcio. Siamo veramente molto consapevoli di andare a giocare contro una squadra importantissima. È altrettanto vero che io non credo che ci sia allenatore che non voglia vincere la partita o che dica ai suoi ragazzi di giocare per non vincere. È normale che, nonostante la forza dello Spezia, noi faremo in modo quantomeno di costruire la partita per quell'obiettivo. Poi potrà succedere come potrà succedere il contrario. Vediamo ora la Lega Pro, problemi muscolari, il Teramo perde Petrella ed ancora Battisti, bene i nuovi, l'Aquila sta crescendo, Perrone per Savona, conferma il 3-4-3 con l'innestro di Triarico. Vediamo basket Serie B, amatori, nel derby arriva la sesta vittoria di fila e in centropagina l'acqua e sapone, dopo la sosta riparte con Genzano, torna il campionato con i nerazzurri che ospitano la Cogianco per allungare la serie di successi consecutivi. Con una vittoria la formazione di Bellarte potrebbe ritrovarsi almeno per una sera al secondo posto. E termina con questo articolo e quindi con Sport Abruzzo l'appuntamento con Mattino 6. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.